musica per meriti onesti, diciamo, per quello che facciamo. Sono ormai 15 anni che facciamo questo ufficialmente, perché io ho iniziato nel 1982, un po' di così facciamo, diciamo. Ho notato nei bambini soprattutto la gioia, l'amore, tutto quello che dimostravano, tremavano tutti i re per quello che facevamo, che gli davamo, e ho pensato di estenderlo poi agli ospedali, e quindi ho cominciato subito dopo con gli ospedali, fino a quando nel 2008 ci sono venute per forza le autorizzazioni, i corsi, eccetera, eccetera, e quindi siamo diventati ufficialmente un clown, eccetera, eccetera, eccetera. Quasi esclusivamente con i bambini, noi siamo gli unici al mondo, si va a guardare su internet, ad andare in rianimazione, terapia intensiva, dialisi, oncologia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi andiamo in tutti i reparti, andiamo. E tutto questo è avvenuto perché c'è stata una ragazza che ha avuto dei grossi problemi, l'avevamo conosciuto in reparto noi, e questa ragazza mi chiedeva sempre di cantare una canzone di Tiziano Ferro. E io gli dicevo, ci siamo fermi, stantipati, e non te la canterò mai. Poi un giorno la direttrice mi dice, Daniele, per piacere, potete andare in rianimazione, perché Stella l'abbiamo dovuta recuperare in rianimazione. Ho detto, dottore, che senso hanno di andare in rianimazione? Non so manco cosa ci fa, dove è, come. Ho detto, vi mando la cosa, la provate. L'abbiamo provato, un medico speciale, che adesso è il direttore, ci ha fatto entrare. E nell'interagire con la paziente, quando dopo che mi ha detto che era zero assoluto naturalmente, ho detto, ciao Stella, siamo in clan, ti ricordi di noi quante volte abbiamo giocato insieme, e ti ricordi che mi chiedevi sempre una canzone di Tiziano Ferro, zero assoluto sempre, detto io l'ho imparata perfetto, sono venuto per la verità. Sono sedere, dopo una ventina di secondi circa. Si è accesa la luce sul monitor, il monitor che è diventato pazzo, e lei che piangeva, senza aprire il monitor. È arrivato di corsa la dottoressa, ha visto quello che stava succedendo, il giorno dopo mi ha chiamato, ha detto, cavaliere, da adesso in poi, ho avuto il vostro numero dalla pediatria, da adesso in poi quando venite in ospedale, venite in rianimazione. E adesso ad oggi sono 537 turni che noi andiamo in rianimazione. Sulla pagina trovi pure tutto l'apparato, non è programma, anche la pagina di Facebook, quindi tariato fatto con il cuore, come si suol dire, perché il sorriso di un bambino è il sensore più grande dell'umanità. Quindi adesso voglio sentire una delle nostre gratitudini che appartengono a questa associazione, vero? Associazione. Quindi parliamo con... Io sono Rosa Maria Paternoster e sono insegnante di lingua francese presso una scuola in Gallamorti a Gratina e faccio parte dell'Oasi del Sorriso, e così come ho detto il sorriso è proprio dall'altra parte, e donare con il cuore, donare anche con il sorriso, perché il sorriso è un dono importante. E noi quello che facciamo tutti insieme è portare i nostri sorrisi laddove ce n'è bisogno. Stiamo molto bene con i bambini, ma non soltanto con i bambini, stiamo bene con gli adulti, stiamo bene con i nonnini dell'RSA, siamo presenti ovunque. Perfetto, 360 gradi. Ed è una, sono delle esperienze bellissime, perché è un alternarsi di dare emozioni, ma soprattutto di farne. E quindi sono doni che si contrappagliano. Siamo noi, i nonnini, i bambini, i medici, gli infermieri, siamo diventati una grande famiglia, una famiglia che non ha età, di tutte le età. In merito a questa situazione? Allora, io devo dire la verità, sono entrata così per caso, perché amo proprio fare il volontariato giallo, ma ci sono rimasta perché quando andavo in Russia, oltre all'amore che vivevo tra di noi, e quindi vivevo la solidarietà che diventava, raddoppiava se non proprio triplicava, ho notato che andando in corsia magari io cercavo di dare qualcosa, ma tornavo a casa, ma di una carica che mi serviva
per giorni. Me la portavo dentro, veramente ho vissuto delle emozioni grandissime, come nonno prima diceva, in terapia intensiva magari a volte, entrare per la prima volta diventa veramente difficile. Quindi dici no, capisci e comprendi che forse proprio in quell'ambito riesci davvero forse anche a dare il meglio. Quindi è una cosa che insomma vivrò e spero di viverlo a lungo. Veramente queste emozioni di portarmele, quindi davvero bella. Io auguro, anzi dico sempre, auguro a tutti di vivere almeno un giorno questa esperienza, perché forse così riusciamo a capire davvero che cos'è la sofferenza e ad apprezzare quello che abbiamo. Salutiamo lui dell'Orsi, come vi avevo promesso. E qui con me nonno Nana. Ecco. Ciao a tutti, so che siete veramente bravi, continuate così, perché oltre a volervi un mondo di bene, alla prima occasione vi porterò un pensierino a tutti, ok? Ciao bambini, siete grandi. Ciao!